dell'eroe. L'Istituto Renato Azzurro nasce nel 1923, il 23 marzo, quindi come domani. Infatti noi domani qui abbiamo una cerimonia, organizzata una cerimonia a livello nazionale per celebrare questo giorno con la presenza delle autorità, dei soci, dell'associazione d'arma e così via. Questa galleria che nasce nel 1923-24 nasce come sala azzurra nelle scuole di via Riperto numero 5, e vicino a dove c'è il Museo della Scienza e della Tecnica, Violona, via Reale Patignano. I milanesi, alla nascita del Nato Azzurro, a differenza di Roma, perché questa galleria è unica in Italia, decidono di riportare questi eroi, chiamando degli amanuensi, e sul pergamene fa riportare la foto e la motivazione della decorazione della medaglia d'oro concessa. Infatti voi vi trovate qui in questa galleria con questi personaggi e quei quadri, quelle pergamene che avete detto, non c'è fotografia che sono dedicate, ma le bandiere di guerra delle parti, sono tutte medaglie d'oro e questi personaggi raffigurano in pratica la storia di tutta Italia, dei suoi 200 anni di storia, e raffigurano anche tutti i gradi delle varie forze armate. Marina, Cecilia, Aeronautica, Carabinieri. Questa sala azzurra viene inaugurata quando vengono formate circa 200 pergamene in quella scuola e viene inaugurata da Vittorio Emanuele III il 28 aprile del 1928. A termine della guerra, la sezione provinciale, allora sezione provinciale, occupa altri locali, dati dal comune in via Dogana, e poi nel 1978 viene ospitata qui e qui trova la sua definitiva sistemazione e diventa galleria e non sala azzurra, per cui quello era una sala, una stanza qui, un corridoio, per cui qui hanno pensato di chiamiamola galleria, quindi vabbè, la gente è di qua e la gente è di qua. Un'intuizione buona. Qui ci sono 501 pergamene, 469 individuali, dedicate a personaggi individuali e altre dedicate alle bandiere di guerra. Le decorazioni vengono istituite da Savoia nel 1833 con un regio biglietto dove inquadrano e stabiliscono i casi in cui uno può meritare la medaglia d'oro, d'argento o di bronzo. Quindi siamo nel 1833, ma noi, pochi anni prima, siamo nel 1793, abbiamo Domenico Milerile, che è qui incollato, questo signore qui, purtroppo c'ho la fare qui che le batterie non le stavo letto, che non è che ha due medaglie d'oro, ha una con una fronte rovescio, che hanno riprodotto a fronte rovescio, è un nocchiere della Regia Marina Santa e si trova sull'isola della Maddalena insieme ad altri e con i cannoni sparano contro la flotta francese. Una nave di questa flotta c'è imbarcato l'allora tenente coloniale di artiglieria, Napoleone Bonaparte. Non è riuscito a farlo fuori e quindi noi siamo qui a raccontare la storia anche di Napoleone Bonaparte. Qui siamo nel reparto Marina e qui siamo, dicevo, nel 1793, è un antesignano delle belle cose. Siamo un po' parziale. Che dice dal 1773 in poi. Allora noi ci portiamo direttamente in qua e siamo un anno dopo di fronte al carabiniere a cavallo, Capaccino. E siamo nel 1784, quindi Repubblica Cisalpina, alcuni fuoriusciti lo catturano e vogliono che lui gridi viva la Repubblica Cisalpina. Invece lui, fedele al giuramento prestato al re, continua a gridare viva il re e viene fatto fuori. Gli viene data la medaglia d'oro al valore militare, ma non rientra perché era un militare, ma non rientra in quei casi stabiliti da Savoia, però gli danno la medaglia d'oro al valore militare. La prima medaglia d'oro invece per quello che riguarda i casi previsti nel Savoia, cioè atti di coraggio, di eroismo in guerra, per azioni veramente eclatanti, viene data a questo signore che è un capitano dei bersaglieri e siamo nella prima guerra indipendenza, Ponte di Goito, in provincia di Mantova, 1848. Questa noi consideriamo la prima medaglia d'oro per fatti di guerra e di atti di eroismo in guerra.